Violento impatto della crisi dell'edilizia in Sicilia. 80.000 posti di lavoro in meno in 2 anni. 500 aziende fallite. L'intervento dell'ANCE. Daniela Spalanca. Posti di lavoro in meno in 2 anni, 500 aziende fallite. Preoccupano i dati figli della crisi dell'edilizia che in Sicilia è ancora più devastante. Dati emersi a Palermo nel corso dell'adunanza delle imprese associate e dell'ANCE Sicilia, guidata dal presidente nazionale ANCE Paolo Buzzetti e da quello regionale Salvo Ferlito. In proporzione potremmo dire che la situazione siciliana è ancora più grave rispetto ai guai dell'intero settore nazionale delle costruzioni, ha detto Paolo Buzzetti. Non esistono alternative, secondo Buzzetti. Bisogna dare la priorità, ha detto, alla ripresa dell'edilizia, perché si tratta di investimenti che producono lavoro e occupazione e servono contestualmente a rimettere a posto il Paese. Al governo Renzi diciamo di ripartire il mercato interno perché l'export da solo non ce la fa a spingere la ripresa italiana. Il mercato interno dipende massima parte dall'edilizia e dalle opere pubbliche. Il presidente dell'ANCE ha anche espresso piena condivisione con la decisione del governo Renzi di porre come priorità i pagamenti alle imprese, perché ha detto ancora a quelli edili mancano ancora 10 miliardi sul pregresso e circa 7 miliardi sul corrente. Per dare una risposta completa al problema, secondo il presidente nazionale dell'ANCE, occorre un piano nazionale per la manutenzione del Paese cui deve essere legato un meccanismo che assicuri trasparenza nelle gare d'appalto e che consenta ai sindaci di spendere. Oggi, ha osservato Buzzetti, mentre l'Europa spinge lo Stato a pagare le imprese, l'Italia, col patto di stabilità, punisce con pesanti sanzioni gli amministratori che vogliono pagare. Così restano inutilizzati 7 miliardi di euro per nuove opere affidate agli enti locali. In merito poi alla definizione del nuovo governo regionale, il presidente Buzzetti ha rivolto un accorato appello al presidente Rosario Crocetta dicendo: sia l'occasione per imprimere finalmente un'accelerazione all'utilizzo delle risorse disponibili per nuove infrastrutture. Ho trovato in Sicilia una situazione estremamente disperata, imprese allo stremo che non riescono più ad andare avanti, con pubbliche amministrazioni che non appaltano e con una burocrazia che blocca l'avanzamento dei cantieri e i pagamenti. Credo, ha concluso Buzzetti, che per il presidente Crocetta questa sia l'ultima possibilità di dimostrare la propria capacità di incidere su un sistema vecchio e di dare risposte concrete e immediate all'economia. Le imprese non possono attendere oltre. Da parte sua, infine, il presidente dell'ANCE Sicilia, Salvo Ferlito, ha avuto mandato dall'Assemblea di sollecitare, assieme a Confindustria Sicilia, il nuovo governo regionale perché sblocchi subito i 5,2 miliardi di euro già finanziati per 118 opere grandi, medie e piccole, che restano da anni in stand-by, ha denunciato Ferlito, e i 600 milioni del contratto interistituzionale di sviluppo con l'ANAS.